Le dimissioni del Premier Conte aprono di fatto vari scenari, tutto è possibile, compreso il voto. Diciamo che questa è una crisi di governo scellerata, incomprensibile, voluta da politici irresponsabili. Quello che invece è chiamata oggi la politica è alla responsabilità e le priorità devono essere il piano vaccini per immunizzare tutti i cittadini, il recovery plan per rilanciare l'economia del paese e soprattutto i ristori. Diciamo che in questo momento non deve trovare spazio nessun gioco di palazzo. E questa crisi economica, sanitaria, globale però mette al centro un dato di fatto, che è il nostro Premier Conte, che è sempre stato all'altezza del ruolo che ha svolto perché ha lavorato intensamente solo per il bene dei cittadini. Quindi io le posso dire che per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, diamo il massimo supporto ovviamente al Premier perché speriamo sia proprio lui che coscienziosamente porterà avanti e soprattutto porterà alla ripresa del Paese.